Ciao e benvenuto al video di oggi. Oggi ci occuperemo di come realizzare la tua copertina, le regole principali e come renderla al meglio su YouTube. Crea la tua copertina. La copertina o thumbnail è quella che si presenta all'utente assieme al titolo sul nostro video di YouTube. Ha un'alta incidenza per convincere gli utenti a cliccare sul nostro video. Quando noi facciamo una ricerca su YouTube, l'algoritmo ci presenta una carrellata di video e io vedo appunto la copertina e il titolo. Questa carrellata YouTube la propone anche se io sto guardando i video per passarmi il tempo. YouTube, ad esempio, ce la presenta alla fine del video che sto guardando o anche nella colonna destra mentre guardo un video. La copertina, assieme al titolo, sono i primi parametri che YouTube valuta. Questo è un esempio che ben conoscerai. Abbiamo la nostra copertina, i nostri titoli, il titolo effettivo, come vedi, se è molto lungo viene troncato da YouTube, per cui conviene rimanere su titoli di una lunghezza limitata, al massimo diciamo qualche decina di caratteri. L'algoritmo di YouTube usa due parametri fondamentali per valutare il titolo e la miniatura, il click-through rate o CTR e il watch time. Il CTR è il numero di click che l'utente fa sulle diversi video diviso i video, le copertine che gli sono state proposte. Il tutto moltiplicato per 100 in maniera che venga un numero, una percentuale. Un click-through rate di 25 vuol dire che il 25% delle volte l'utente ha cliccato il video proposto. Infine, il watch time sono i minuti che l'utente rimane sul video. Può essere breve. L'utente può stancarsi e uscire subito o non trovare il video di suo interesse, oppure può essere soddisfacente, lungo, con l'utente che rimane addirittura fino al termine del video. Anche questo è un parametro che indica a YouTube quanto l'utente sia interessato a quel particolare video e come ha colpito la copertina e il titolo. Se ci pensi, quando effettui una qualsiasi ricerca su YouTube, quello che sicuramente farai è fermarti a guardare le copertine e i titoli dei vari video che ti vengono proposti dall'algoritmo. Raramente tu clicchi a caso sul primo video che vedi, ma li confronterai tra loro sulla base di copertina e titolo per decidere. Ovviamente il video in sé deve essere poi di qualità, ben strutturato e denso di informazioni, per riagganciarmi a un altro video che ho pubblicato e che puoi vedere anche questo qui sul mio canale. Però è molto importante la cura e l'aspetto della copertina e del titolo del nostro video, perché è una sorta di presentazione che determinerà se lo cliccherai o meno. Il primo consiglio che voglio darti è di utilizzare una tua palette di colori. È molto importante che ti crei un tuo personal brand, che gli utenti ti conoscono e quando ti conoscono tendono a notarlo e a cliccarci subito sopra. Uguale per il titolo, scegli e usa un certo font e un certo stile per i tuoi titoli. Noi per ora curiamo YouTube, ci occupiamo di YouTube, ma se tu hai altri social e magari un blog, usa lo stesso accorgimento, la stessa palette di colori e lo stesso font anche lì.
In questo modo gli utenti ti riconosceranno subito, aumentando la possibilità che clicchino sul video che hai su altri social o che leggono il tuo blog. Vale anche il viceversa. Se hai altri social, crea e usa la stessa palette di colori e quel font anche su YouTube. In definitiva, utilizza il tuo brand come impatto che puoi avere verso il pubblico che ti sta già seguendo o che inizierà a seguirti. Questo creerà il tuo stile e quando uscirà un nuovo video e l'utente lo troverà nella sua home, tenderà a cliccarlo immediatamente perché ti conosce già. Perciò, in base a quello che abbiamo visto, crea un tuo brand. Perciò colori più font. Puoi usarlo sempre sia su YouTube che negli altri social che usi o se hai anche un tuo blog. Sicuramente a primo impatto i tuoi affezionati diranno che quello è un tuo video e lo chiacchiereranno, cliccheranno. Se è poi una copertina accattivante, attirerà anche nuovi utenti. All'inizio dovrai sperimentare. Provare quale combinazione e stile attirano di più sia i tuoi utenti fidelizzati, ma anche quelli nuovi, incuriositi da quell'abbinamento. Cerca di provare i titoli in stili diversi, magari una volta sottolineato, una volta evidenziato o una volta con ombreggiatura. Confronta i risultati in termini di utenti nuovi e fidelizzati, e poi mantieni quel brand. Perciò quell'abbinamento di colori e font. Dopo questo tanning passiamo al titolo. Deve essere una frase breve, meglio una di impatto, che va a descrivere quello che vogliamo trasmettere al pubblico e quello di cui parleremo nel nostro video. Attenzione alla nostra lunghezza. Il titolo deve essere breve. Ho già pubblicato un altro video su come trovare il titolo perfetto. Deve essere di poche parole. Tieni presente che la thumbnail spesso è chiamata miniatura. Questo già ti dice che deve essere qualcosa di concentrato, di breve. Attenzione a non usare un titolo lunghissimo e un font gigantesco. Diciamo qualche decina di caratteri massimo. Ma scritto in grande è ben evidente. Infatti, molti utilizzano YouTube dallo smartphone ormai e quindi vedono più in piccolo rispetto al PC, e questo è un fattore molto importante. Un titolo con certo font visti dallo smartphone potrebbe essere illeggibile. Oppure il problema è inverso: il font potrebbe essere troppo grande. E non abbiamo più lo spazio per creare un'immagine significativa e il nostro titolo che compare sulla miniatura. Adesso vediamo l'immagine che inserisco e lo sfondo. Ovviamente devono essere inerenti a quello che è il contenuto che io sto pubblicando. Una buona regola è inserire un tuo primo piano o solo il tuo viso, magari un ritaglio tondo sullo sfondo. È la stessa copertina, lo stesso stile che hai visto su questo video, per questo video. Per tutta la grafica ti consiglio Canva. C'è sia la versione gratuita che a pagamento, però la versione gratuita ti fornisce già moltissimi strumenti. Qui però noi non parliamo di Canva, perché ci sono già tanti tutorial che puoi usufruire e qui andremo solo fuori tema. Come abbiamo detto, ti basta trovare un semplice tutorial per modellare la miniatura con il nostro brand, la palette di colori più il font. Un ulteriore suggerimento: metti sempre una foto della tua faccia, meglio un primo piano. Poi completa la miniatura con lo sfondo, magari con qualche effetto speciale che anche in Canva è gratuito in alto nella versione free. Siamo arrivati anche oggi al termine del video.
Come vedi, o già lo sai se mi segui, per ora sto usando come format su YouTube lo script letto da me. Questo è il vantaggio che anche tu hai sott'occhio quello che sto leggendo. Lasciami un commento se questo format ti piace o meno e mi metto in moto per trovare una nuova soluzione. Moltissimi video su YouTube hanno il classico mezzo busto. È un format che mi attira molto e che vorrei provare. Per concludere, ti ricordo un paio delle nostre regole che troverai negli altri video del mio canale. Queste sono fondamentali. Devi pubblicare, pubblica, pubblica e pubblica ancora. E infine, seconda regola, fatto è meglio che imperfetto. In pratica, il dire che io cerco la perfezione assoluta nel video mi porta a rinviare all'infinito la pubblicazione. Invece devi accontentarti, a un certo punto pubblica, lascialo così com'è e pubblicalo. Ti accorgerai che i tuoi utenti non troveranno tutte quelle imperfezioni che noi crediamo. Siamo noi che siamo spesso molto autocritici. Crediamo di fare qualcosa di fatto peggio di quello che è realmente. Invece per gli utenti magari neanche ci fanno caso quello che per noi è un errore o qualcosa da correggere. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Non mi resta che augurarti una buona giornata e ci vediamo nel video di domani. Ciao!